Sapete riconoscere cos'è questo oggetto? È un carro a vapore che è universalmente considerato come la prima automobile della storia. Era un veicolo a tre ruote, la cui ruota anteriore era motrice e sterzante. Era un veicolo molto difficile da manovrare. Pesava 4-5 tonnellate e poteva raggiungere una velocità massima di soli 16 km all'ora. L'inventore Cugnot, nonostante il peso, trascurò un aspetto importante per questo veicolo. Trascurò il fatto di dotarlo di un sistema frenante. Infatti, il primo veicolo fece una brutta fine, finì contro un muro. Mai fermarsi al primo tentativo. Evidentemente Cugnot fece così tanta fatica per farlo muovere che non volle nulla che lo potesse fermare. È il primo esempio di veicolo automobile nel senso letterale del termine, cioè che si muove da sé senza il bisogno di energia animale o energia eolica. Ed era un veicolo relativamente libero di muoversi, perché non aveva bisogno e non era vincolato da rotaie. Questo è un primo aspetto importante della nostra mobilità, la libertà. Ma un altro veicolo, secondo me, che segna molto quello che è il nostro modello di mobilità è la Ford Model T, che venne prodotta dal 1908 in America ed è il primo esempio di vettura prodotta in serie. Infatti, dal 1913, questo veicolo venne prodotto con la catena di montaggio, che vabbè, ebbe un forte influsso sullo sviluppo della società del XX secolo, ma fu il primo esempio di veicolo accessibile a tutti, che rese tutti molto più liberi e indipendenti. Ne vennero prodotti ben 15 milioni di esemplari in 19 anni, un numero enorme. E in quel periodo, in America, circa metà del parco macchine era costituito da una Ford modello T. Ovviamente, con questo modello di diffusione di massa degli autoveicoli, anche delle regole del traffico si svilupparono lentamente e spesso le regole si svilupparono prima delle leggi. Attualmente queste regole hanno ancora problemi ad essere uniformate su scala globale. Pensiamo semplicemente alla semplice regola della guida a sinistra e della guida a destra. Se noi dobbiamo passare dal continente ad Macao, ad esempio, dobbiamo fare un autentico gioco di prestigio. Dobbiamo passare per il ponte Lotus e quindi passare per rampe contorte intricate che ci permettono di passare dalla guida a sinistra alla guida a destra. Ovviamente questo modello di mobilità ha reso tutti molto più liberi e indipendenti e ha dato a tutti la possibilità di essere dove si vuole, quando si vuole. Ma se noi andiamo a vedere la velocità media del traffico 100 anni fa, confronto ad oggi, notiamo che insomma, la situazione non sembra cambiata molto. Inoltre c'è anche il problema dello spazio che bisogna dedicare a tutti questi veicoli, perché questa cosa richiede moltissimo investimento anche a livello di spazi. Oltretutto, questi veicoli la maggior parte del tempo rimangono fermi e quindi anche potrebbe essere vista come un'enorme quantità di capitale e risorse inutilizzate. Quello che si pensa di poter fare per poter risolvere il problema del traffico è quello di utilizzare l'interconnessione dei veicoli e le funzionalità di guida autonoma per poter aumentare la velocità media del traffico. È molto importante, ad esempio, l'idea che sta alla base di questo è la possibilità di far andare i veicoli più o meno alla stessa velocità e alla stessa distanza reciproca. In questo modo la stessa strada può permettere di far passare un maggior flusso di traffico rispetto alla situazione dove tanti veicoli procedono in modo casuale, cambiando corsia in continuazione e non mantenendo la distanza corretta rispetto al veicolo che precede. In questo esempio voglio mostrare una semplice simulazione del traffico, in cui la strada non è altro che un semplice anello circolare. Inizialmente i veicoli procedono più o meno tutti alla stessa velocità utilizzando l'interconnessione e scambiandosi informazioni. Improvvisamente questa funzionalità viene a mancare. E cosa succede? Che i veicoli cominciano a cambiare corsia in modo casuale
e non mantenere la distanza corretta rispetto ai veicoli che precedono. Si vede che la velocità e il flusso del traffico diminuisce enormemente e addirittura i veicoli si fermano o procedono cosiddetto a bruco, si dice. Una cosa importante anche da ricordare è che la guida autonoma potrebbe anche permettere di avere dei vantaggi a livello di traffico, semplicemente per il fatto che dei modelli di mobilità molto più evoluti potrebbero svilupparsi e quindi il numero di veicoli necessari sarebbe minore e quindi con ovvi anche benefici dal punto di vista dell'ambiente. Ma la cosa più interessante, secondo me, per riguardo alla guida autonoma è che, specie nelle grandi città, poter chiamare la propria auto con un telefonino e permettere che questa ti porti al lavoro mentre io possa far altro, ovviamente è un'opportunità interessante che potrebbe permettere di risparmiare molto tempo della nostra vita, di guadagnare molto tempo della nostra vita. Una cosa importante da dire per quanto riguarda i nuovi modelli di mobilità che ho accennato, ovviamente poter chiamare la propria macchina con un telefonino permetterebbe a più utenti di condividere anche il valore dell'automobile. Quindi non sarebbe più necessario che molti utenti siano proprietari dell'automobile, ma il valore dell'automobile potrebbe essere condiviso. Quindi si parla di robotaxi, che saranno delle automobili con della strumentazione molto più evoluta di quella dei veicoli attualmente circolanti, pur rimanendo sostenibili a livello economico e permettendo comunque uno sviluppo economico e nuove opportunità di sviluppo economico. Però prima di procedere bisogna dire due parole su quella che è la complessità per arrivare a questi modelli evoluti di guida autonoma. Attualmente le norme considerano 5 livelli di guida autonoma. È importante considerare che tra il livello 2 e il livello 3 c'è un passaggio fondamentale. Mentre al livello 2 la guida autonoma deve essere monitorata dal guidatore, a livello 3 la guida autonoma può essere monitorata dal sistema di controllo stesso. In questo caso il guidatore può veramente pensare di far altro. Teniamo presente che tutt'oggi in commercio ci sono veicoli che arrivano al livello 2 o comunque al livello 3, ma comunque con forti limitazioni, tipo di velocità o possono avere una funzionalità di tipo 3 solo in autostrada. Ovviamente il livello più evoluto, più interessante, è il livello 5, in cui il volante potrebbe addirittura scomparire e chiamare la propria auto con il telefonino sarebbe effettivamente qualcosa di possibile. Però bisogna dire anche due parole su quella che è la complessità del software per arrivare al livello 5. Stime dicono che si passerebbe dall'attuale 100 milioni di righe di codice per un livello 2 a circa 2 miliardi. Il che vuol dire che per poter garantire col 95% di confidenza la sicurezza degli autoveicoli, cioè pari ai livelli attuali, sarebbero necessari circa 8 miliardi di chilometri, ovvero 100 veicoli che girano per 24 ore al giorno per 220 anni. Fortunatamente ci sono tecniche che permettono di accelerare queste tempistiche. Una è quella dell'utilizzo del simulatore. Il simulatore in ambiente controllato e sicuro permette di sviluppare molto più in fretta funzionalità di guida autonoma. Piste specifiche, dove anche qua in sicurezza si possono sviluppare funzionalità di guida autonoma. Oppure veicoli prototipo particolare. Bene, io mi occupo in particolare di veicoli prototipo di questo tipo, cioè by wire, in cui la connessione tra i comandi pilota e le ruote viene a mancare, solo elettronica, diciamo così. E ovviamente su questi veicoli si studia la possibilità di mantenerli sicuri anche nel caso, diciamo così, fortuito e improbabile in cui qualcosa si possa rompere in questa macchina. Quindi questi veicoli sono in grado di riportarmi a casa o al limite, nei casi peggiori, di accostare in modo sicuro. Un altro aspetto importante che indica le tempistiche di arrivo della guida autonoma sulle strade di tutti i giorni
e ovviamente anche problemi etici legali. Innanzitutto bisogna garantire che il livello di rischio sia lo stesso dell'attuale guida manuale e in particolare anche che il livello di rischio sia uguale per tutte le categorie di utenti, non solo per i passeggeri, quindi per i pedoni e per i ciclisti e gli altri utenti della strada. Per fare questo si stanno definendo delle metriche, ma anche questo richiede tempo. Un altro aspetto fondamentale è invece anche quello delle responsabilità. Le responsabilità dovranno essere ridistribuite tra utenti, costruttori e infrastruttura. E ovviamente in molti casi queste tre categorie faranno fatica a riconoscere dei nuovi obblighi. Tendiamo a pensare che con un livello 5 tutta la responsabilità sia in mano al costruttore dell'autoveicolo. Questo non è vero perché comunque anche l'utente manterrà delle responsabilità che dovranno essere riconosciute. Quindi quello che si sta facendo adesso è di definire delle leggi prima che certe funzionalità arrivino su strada. E la legge deve definire esattamente chi è responsabile e di che cosa. Un altro aspetto importante è quello dei dilemmi. Ci saranno situazioni vicino all'incidente stradale in cui il veicolo dovrà decidere chi salvare e chi sacrificare. In queste condizioni un programma implementato nel veicolo dovrà dare dei pesi, dovrà fare delle scelte etiche per definire quanto può valere la vita di un bambino rispetto a quella di un anziano, rispetto a quella di una donna incinta, rispetto a quella di un medico o di una persona che segue le regole del traffico, rispetto a uno che non le segue. Fortunatamente un vantaggio che si può dire è quello che queste scelte etiche verranno fatte in modo obiettivo e non lasciate all'istinto del guidatore. Però allo stesso tempo definire questi pesi, definire delle regole che siano accettate a tutti non è altrettanto facile. Detto ciò, vorrei dire che ovviamente ci vorrà molto tempo prima che la guida autonoma arrivi, soprattutto nei livelli più avanzati, arrivi sulle strade di tutti i giorni. E sicuramente la guida autonoma darà dei vantaggi dal punto di vista dell'economia, dell'ambiente, della gestione della nostra vita. Però bisogna anche riconoscere che alcuni dei vantaggi che abbiamo col nostro modello di mobilità attualmente stanno pian piano scomparendo. E quindi il nostro modello dovrebbe naturalmente evolvere per permettere di mantenere questi vantaggi.